Con Alessio Sarduca al termine della gara tra Basket Bellizzi e Cusca Serta, conclusa sul punteggio di 71-42. Alessio, ti chiedo subito, è stata una partita strana, è il classico testa coda tra voi, siete secondi, loro penultimi, volevate vendicare la sconfitta dell'andata. Come l'avete preparata questa partita e soprattutto che difficoltà ci sono stati nell'affrontarli? Soprattutto ci sono state difficoltà durante la settimana, visto il turno infrasettimanale dove giovedì abbiamo giocato in trasferta. Però è una partita che noi volevamo vincere già dall'andata, ribaltare la sconfitta, l'unica sconfitta oltre quella di Mugnano. All'inizio abbiamo giocato ai loro ritmi, però poi piano piano abbiamo imposto il nostro ritmo e poi verso la fine abbiamo giocato come dovevamo giocare. Parlavi giustamente di ritmi, nel primo quarto sicuramente ritmi molto bassi, avete avuto un po' di fatica diciamo nell'affrontarli, nel riuscire soprattutto ad attaccarli, poi dal secondo quarto in poi avete fatto valere la vostra pallacanestro. È veramente difficile riuscire a starvi dietro quando giocate a ritmi importanti? Sì, io penso che se quando noi giochiamo ai nostri ritmi poche squadre in questa categoria possono starci dietro, e infatti l'abbiamo fatto vedere dal secondo quarto in poi, soprattutto nel secondo tempo. Sì, penso che siamo una delle migliori squadre del campionato sotto questo punto di vista. Nel girone di ritorno siete praticamente imbattuti, 10 vittorie consecutive. Quanto sarebbe importante arrivare al match contro Mugnano qui in casa con questa scia, quindi con questa, diciamo, questo spirito e con questo morale? Noi vogliamo vincerle tutte, perché vincere aumenta la fiducia, e quindi aumentando la fiducia si hanno sempre più, crediamo sempre di più nei nostri mezzi, quindi noi vogliamo vincerle tutte da qui alla fine. Con Danilo Bassano al termine di questa gara tra Basket Bellizzi e Cusca Serta, con questo punteggio di 71-42, Danilo, chiedevo prima al tuo compagno, è stata una partita strana, sicuramente preparare una partita con una squadra che era una delle poche, anzi l'unica a parte Mugnano che era riuscita a battervi, com'è stato? È stato difficile? Quali sono state le motivazioni per portare a casa questa partita? Le motivazioni erano tante, non volevamo perdere il secondo posto, quindi è stata una partita molto combattuta. Loro sono un'ottima squadra, non hanno nulla da perdere, quindi giocano una pallacanestro molto limpida e senza molti obblighi. Quindi diciamo un primo quarto a ritmi bassi, poi alla distanza siete venuti fuori, è un po' questa una costante. Siete una squadra importante, soprattutto profonda. Oggi è stato fondamentale il contributo dei lunghi, di Valentino, penso a Valentino, a Pinto. Quanto è importante avere tanti punti di riferimento nel vostro gruppo? Molto, molto, sono molti i punti a nostro favore, proprio per questo. Cercheremo sempre di allenarci molto bene per trovare anche questi punti in tutte le nostre mani. Si è visto anche, soprattutto in mezzo al campo, una sintonia ritrovata. È arrivato Bongomà, quindi chiaramente in quest'ultimo tempo sicuramente vi starete allenando e si vede sicuramente il lavoro che state facendo in allenamento. A che punto siete per quanto riguarda proprio gli aggiustamenti da qui ai playoff, che credo siano l'obiettivo verso cui vi state, diciamo, preparando alla grande? Il nostro coach ci ha chiesto molto più intensità negli allenamenti, e proprio perché stiamo allenando molto bene. Ci siamo quasi, dobbiamo migliorare ancora delle cose per arrivare al punto giusto nella griglia playoff, è tutto. Ti chiedo come stai, l'ultima domanda, la più importante. Hai avuto insomma un brutto colpo, c'è stata sicuramente preoccupazione da parte di tutti qui del palazzetto. Diciamo bene, cerchiamo di riprenderci subito in settimana e metterci a disposizione della squadra.